Se avete letto la nostra recensione di Doom o se avete avuto modo di guardare la nostra video recensione presente proprio sul canale YouTube di SmartWorld, saprete che abbiamo optato per separare l'analisi relativa alla campagna singolo giocatore da quella relativa alla modalità multigiocatore. Se poi, prima di acquistarlo, vi siete anche solo minimamente guardati intorno, avrete forse letto decine di recensioni della stampa specializzata o di utenti come voi che si lamentano, talvolta anche in modo esagerato, del comparto multigiocatore di Doom. Durante le nostre sessioni di prova relative proprio al comparto online ci siamo quindi chiesti di preciso cosa si aspettavano giornalisti e giocatori e anche quali sono i punti deboli di una modalità il cui obiettivo è solo quello di offrire una gradita aggiunta ad un videogioco che già di per sé è estremamente divertente ed appagante. Prima di procedere ulteriormente, diamo insieme un'occhiata alle 6 modalità di gioco proposte dal multiplayer di Doom. Bethesda qualche settimana fa rilasciò un comodo filmato di poco meno di un minuto che ce le illustra rapidamente, e abbiamo pensato di includerlo direttamente in questa nostra analisi video. Runa demoniaca. Mietitore d'anime. Congelamento. Via della guerra. Facciamo quindi una rapida analisi delle modalità appena viste. Via della guerra è simile a dominazione, con la differenza che la squadra dovrà mantenere il possesso di una zona semovente, una modalità quindi molto più dinamica della classica dominazione, che ci ha particolarmente divertito. C'è anche congelamento, una modalità che prevede appunto il congelamento dei nemici invece della classica uccisione. In sostanza potremo congelare i membri avversari e scongelare quelli appartenenti invece alla nostra. Vince la squadra con più membri attivi allo scadere del tempo. Sufficientemente divertente anche Arena Clan, con rapide partite a più riprese con morte definitiva, e Mietitore d'anime, simile al Deathmatch con la cattura però delle anime dei nemici sconfitti. E sì, come avrete intravisto dal filmato, ci sono anche i demoni, o meglio, i giocatori possono trasformarsi in demoni se riescono a catturare l'apposita runa demoniaca in caso di apparizione sulla mappa. Proprio la presenza di tale meccanica ha attirato non poche critiche al comparto multigiocatore di Doom. Quando un giocatore si trasforma in uno dei demoni disponibili, possibile sceglierlo prima di entrare in gioco, è praticamente inarrestabile. Tantissimi punti ferita, armi o poteri in grado di distruggere sul colpo gli avversari, e se dotato di compagni di squadra intelligenti, fuoco di copertura e tanti altri vantaggi tattici. Gli avversari quindi hanno due possibilità, o scatenare lo scatenabile tra armi, granate e quant'altro sperando di abbatterlo, o aspettare che scada il tempo limite che il giocatore avversario possiede per vestire i panni del demone. È ovvio che ID Software abbia voluto introdurre tale meccanica non solo per fornire un certo grado di soddisfazione al giocatore, ma anche per aggiungere ulteriore dinamicità al tutto. Quindi le critiche da cosa derivano? Sostanzialmente dal fatto che non si è mai contenti di nulla. Prima si accusa il multiplayer di Doom di non avere niente di innovativo, nonostante alcune modalità piuttosto originali. Poi accusano la presenza della trasformazione in demone di rovinare l'esperienza di gioco. Un'altra delle accuse che è stata mossa alla modalità multigiocatore è l'eccessiva lentezza dei match. Potete confermare o smentire tale accusa dando un'occhiata proprio alle scene presenti in questo filmato. Sta di fatto che da estimatori di vecchia data di Quake 3 Arena, guarda caso sviluppato proprio da ID Software, non abbiamo trovato poi così lento il comparto multigiocatore, anzi. Il classico team deathmatch è rapido e brutale, e tra razzi, granate, demoni, power-up, ci sono anche i buon vecchi quad mage e invisibilità, e quant'altro, potreste durare davvero poco in gioco. Il respawn è praticamente istantaneo. Stessa cosa si può dire per modalità quali Dominio, Via della Guerra, Mietitore d'Anime, mentre Congelamento e Arena Clan possono risultare leggermente più tattiche e lente, ma si parla comunque di match che durano una manciata di minuti, al massimo 10. Le mappe non sono enormi, quelle della Via della Guerra sono leggermente più grandi, caratteristica che rende ancora più frenetico il tutto. Difficilmente camminerete senza sparare per più di qualche secondo. Difetti ce ne sono quindi, è ovvio. Con questa analisi non stiamo cercando di dirvi che il comparto online è perfetto. I puristi, ovvero ad esempio gli appassionati di vecchia data di Quake 3 Arena o simili, potrebbero ad esempio storcere la bocca di fronte alla presenza delle classi. Infatti, in giro per le arene non troverete armi da cambiare con la vostra. Ognuno parte con un set preimpostato di due armi, un accessorio come granate di vario genere, proiettori olografici ed altro, e hack, dei power-up speciali da scegliere prima dell'inizio della partita.
quindi per tutta la durata del match sarà impossibile cambiare classe, obbligandovi ad utilizzare solo le due armi di partenza. Mancano anche le partite 1 contro 1, la modalità torneo impostata proprio sulle sfide 1 contro 1, e persino la modalità free for all è assente, ovvero la più brutale e caotica, il classico deathmatch non a squadre. Potremmo avere qualcosa anche da recriminare sul bilanciamento delle armi, ma preferiamo aspettare che id Software analizzi i dati provenienti dalle prime settimane di gioco e che provveda con eventuali bilanciamenti e aggiunte. Anzi, nulla vieta al team di rilasciare nuove modalità nel corso delle prossime settimane. In caso di acquisto del Season Pass del valore di 39,99€, che non sono affatto pochi, sono previsti nuovi contenuti in arrivo già dalle prossime settimane, ed in teoria id Software potrebbe anche aggiungere nuove modalità di gioco. Dipende molto anche dall'interesse del pubblico. C'è dell'altro: se la campagna più che soddisfacente e una modalità online che ha tanto da dire non fossero già di per sé sufficienti all'acquisto, id Software ha ulteriormente rincarato la dose inserendo una modalità definita Snap Map, che definire incredibile è dir poco. In questo caso, per non dilungarci troppo, vi rimandiamo alla nostra recensione testuale, che trovate ovviamente su Smart World, dove potete guardare un filmato di 2 minuti che mostra le infinite potenzialità di tale editor. In definitiva, abbiamo trovato il multiplayer di Doom divertente, rapido ed immediato. È possibile modellare il proprio personaggio con una quantità di dettagli mostruosi, a partire da ogni singolo pezzo dell'armatura, fino ai colori delle finiture, i graffi, la livrea delle armi, persino i gesti di scherno che è possibile fare ai nostri avversari. 6 modalità di gioco, tra cui anche le originali ed un briciolo innovative, Via della Guerra e Congelamento, che possono offrire divertimento sia al casual gamer che a gruppi di amici che decidono di mettere su un team per affrontare sfide in compagnia. Se proprio ci sentiamo di sconsigliare qualcosa, potrebbe forse convenire non acquistare appunto il Season Pass da 40€. Il primo DLC, sempre si possa definire tale, manterrà 3 nuove mappe, una nuova arma, un demone giocabile, un set armature e poco altro, e sarà comunque acquistabile per circa 15€. Potete quindi al momento godervi il multiplayer senza spendere ulteriori cifre e valutare da soli se si tratta di una modalità divertente, che potrebbe conservare attrattiva nel tempo e meritare quindi l'acquisto di uno o più DLC, o se è solo un mezzo per non abbandonare immediatamente uno dei titoli più divertenti e gratificanti dell'anno. Insomma, a nostro avviso anche il comparto multigiocatore è promosso. I difetti non mancano, ma come già accennato, non si tratta altro che di una gradita aggiunta ad un titolo che segna il ritorno in scena dell'FPS storico per eccellenza. Acquistare Doom è un vero e proprio affare. Campagna gratificante, super editor di mappe e modalità online divertente ed intuitiva. Che aspettate, quindi? Per questa recensione del multiplayer di Doom è tutto. Un saluto da Lorenzo Delli per smartworld.it e non dimenticate di iscrivervi al canale.